Inizio d'anno più sereno in Sicilia per il personale della scuola, tra docenti, amministrativi e collaboratori scolastici, almeno a giudicare dalla quiete dopo la tempesta dello scorso anno. Ricorderete le manifestazioni, le assemblee, i presidi nei capoluoghi e perfino lo sciopero della fame attuato da alcuni. In provincia di Agrigento quest'anno il numero delle immissioni in ruolo è aumentato, così come quello dei docenti di sostegno. Meno precariato e più certezza occupazionale, come afferma il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Agrigento, Antonio Gruttadauria. Il numero delle immissioni in ruolo è stato superiore, quindi diciamo molte persone hanno visto una tranquillità verso il futuro dalla trasformazione di un contratto a tempo determinato a tempo indeterminato. E anche questi ulteriori posti che la scuola siciliana è riuscita a tenere, diciamo che c'è stata più occupazione rispetto all'anno scorso. Quello che dovrebbe essere ampliato è il numero degli impiegati degli uffici scolastici provinciali con personale qualificato. Ad Agrigento, sottolinea Gruttadauria, il grande lavoro è svolto da pochi e con enormi sforzi. Figuratevi che per quanto riguarda le utilizzazioni la normativa prevede 44 fasi operative, tutte da gestire manualmente senza l'ausilio del sistema meccanografico, e questo implica molte difficoltà. Anche gli operatori, anche la stessa organizzazione sindacale talvolta riescono difficilmente a capire, a legare questo, nel giusto ordine, questo tipo di operazione. Però ce l'abbiamo fatta, anche forse con un po' di ritardo quest'anno. Speriamo che l'anno prossimo qualcuno si ponga il problema dei nostri uffici e ci mandi il personale, perché la situazione è veramente drammatica. La scuola ha bisogno di più certezze e stabilità e Gruttadauria si rivolge ai sindacati. Io opererei con un solo organico, non con un doppio organico, un organico che sia fermo almeno per 3 anni, in modo che la scuola possa, nel preparare il piano dell'offerta formativa, sapere su che cosa, su che risorse umane e finanziarie possa contare e quindi pianificare un'operazione, diciamo, pianificare il proprio lavoro. E poi che venga data maggiore dignità al ruolo del docente.